Se pensate che il traffico delle 18 sia impegnativo, provate invece a pensare a quello che avviene fra i 2 e i 4 metri di altezza nelle ore di punta dell'impollinazione, in una primavera qualsiasi. Immaginatevi un via vai di migliaia di specie alate, con livree gialle e nere, cofani luccicanti e ali con disegni imperscrutabili, andare e tornare a una velocità che può toccare 25 km orari, senza obblighi di dare o ricevere precedenza. Accade nelle aziende biologiche ogni giorno e, forse a confronto, le ore di punta a Roma o Milano vi sembreranno una passeggiata. Storie di straordinaria biologicità è un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come, spesso, sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. In natura esistono oltre 350.000 specie impollinatrici, con il compito fondamentale di trasportare le cellule riproduttive maschili dei fiori verso quelle femminili e permettere la magia della riproduzione vegetale. È un ruolo delicatissimo ed è essenziale per la sopravvivenza degli ecosistemi. Le api sono gli impollinatori più conosciuti e sono il simbolo della resistenza ecologica. Ma questo dream team della biodiversità comprende molte altre specie. Ci sono le farfalle e i ditteri, poi i coleotteri, impollinatori casuali e notturni, ma anche uccelli, rettili, molluschi, piccoli marsupiali e mammiferi. Una menzione d'onore va riservata alle api solitarie, vagabonde in missione, senza necessità di un alveare, ma con una gran voglia di impollinare il mondo. L'impollinazione è un fenomeno rapidissimo e consiste in piccoli scambi reciproci. Gli animali, attirati dai colori e dai profumi delle piante, si parcheggiano sulla pianta, incominciando a nutrirsi di nettare. Il loro movimento scuote le parti interne dei fiori, facendo attaccare il polline all'animale, che li spargerà sia all'interno della pianta stessa, fecondando lo stigma, sia nell'ambiente non appena si toglierà dal fiore. Rapido, certo, ma complicatissimo, perché dipende da molti fattori concomitanti. Il ruolo degli impollinatori, infatti, coincide con l'arrivo delle piogge e del vento, dell'acqua che alimenta la riproduzione dei fiori, oltre a fornire sostanze nutritive attraverso il terreno. Queste componenti, molto più che in agricoltura, sono fondamentali per tutta la natura. Quello dell'impollinazione è un lavoro che viene svolto senza chiedere nulla in cambio, se non spazi e libertà in cui poterlo effettuare. Ragione per cui nelle aziende biologiche, grazie alla loro biodiversità, non è difficile trovare una ricchezza di questo genere di animali, incentivati con la presenza di arnie e di fiori, che, più che svolgere un ruolo produttivo, diventano una sorta di welfare state, in cui le specie impollinatrici possono rifugiarsi e trovare ristoro. Quello dell'impollinazione è un sistema equo in cui ognuno, in maniera più o meno consapevole, contribuisce al funzionamento di questo posto chiamato terra. I fiori e gli alberi, producendo zuccheri e nettari, sfamano da secoli gli impollinatori, in cambio di un passaggio per la loro eredità genetica. Vi ricorda qualcosa? Non sbagliate, l'essere umano è per tante ragioni un impollinatore, sia in maniera diretta, nel caso dell'agricoltura, che indiretta. In un certo modo si può dire che le piante edibili abbiano utilizzato tecniche di sopravvivenza simili a quelle fra polline e api anche con gli esseri umani. Forse non prevedevano del tutto la domesticazione che sarebbe avvenuta, ma il ruolo dell'essere umano, nonostante sia marginale rispetto alle altre specie, risulta di fatto importante. È qualcosa che ha a che fare anche con la responsabilità, garantendo a queste specie la possibilità di compiere la loro missione. L'agricoltura biologica è al centro di questo impegno,
perché, grazie a una visione virtuosa, che tutela ogni forma di vita e rende il terreno più ricco e più vivo, permette agli impollinatori di trovare un habitat ideale in cui vivere. Il valore dell'impollinazione è, probabilmente, non quantificabile. Se dovessimo farlo, il WWF l'ha valutato intorno ai 351 miliardi di dollari, e questo solo nel campo alimentare. Considerando che le piante che dipendono dall'impollinazione corrispondono a circa il 75% del totale, i numeri sono destinati a crescere vertiginosamente. Sarebbe assurdo pensare di mettere a rischio questo patrimonio naturale, ben prima che monetario. Proprio come per quei lavori che si dice nessuno vuole più fare. Anche il reparto impollinatori si trova, infatti, gravemente in crisi. I programmi di tutela e ripopolazione degli apiari sono all'interno degli obiettivi delle agende di governo, perché fra i passi fondamentali per il raggiungimento della neutralità climatica e della sopravvivenza del pianeta. Almeno un terzo di tutti gli impollinatori è in via di estinzione a causa di più fattori. Ci sono ovviamente nuovi nemici naturali, come acari e parassiti, ma anche il profondo stress causato dal cambiamento climatico. L'aumento delle temperature e gli eventi climatici avversi, infatti, rendono inabitabili gli ambienti, distruggendo piante ed ecosistemi in cui gli impollinatori non riescono più ad alimentarsi o a trovare ospitalità. Al centro del discorso c'è, poi, l'agricoltura, che ha spinto in direzione della monocultura. L'impiego massivo di sostanze chimiche e di sintesi per la difesa dai parassiti, volte a eliminare determinati insetti dannosi, ha avuto effetti devastanti su tutte le altre specie che di danni non ne facevano. La gestione intensiva ha inoltre determinato, in molti casi, la riduzione della fertilità del suolo, privandolo di sostanza organica. Scegliere di supportare aziende agricole che riducono l'uso della chimica e, contemporaneamente, si prendono cura della biodiversità, significa aiutare anche gli impollinatori a sopravvivere. Per questo l'agricoltura biologica rappresenta l'alternativa più concreta a questo spopolamento. Significa investire nel futuro delle specie, soprattutto la nostra, che dipende dalle piante e dagli impollinatori per sopravvivere, senza nessun obbligo di sintesi chimica, come vedremo nella prossima puntata. Avete ascoltato Storie di straordinaria biologicità, un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza, e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy, per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Storie di straordinaria biologicità è stato scritto da Francesco Pattacini, con la supervisione editoriale di Alessandra Ravaioli, la direzione creativa di Lorenzo Pasquinelli, la voce di Serena Sannino, le illustrazioni di Susanna Galfrè e le animazioni di Alessio Crispino.